Quali competenze servono per inserirti nel mondo del lavoro? L'attuale mondo del lavoro ti richiede un insieme di competenze diverse, conoscenze, capacità operative e atteggiamenti personali che ti consentono di affrontare al meglio un compito, un'attività, una situazione. Pensa anche alle professioni del futuro e allo sviluppo dei green jobs. Per il lavoro che andrai a svolgere, sicuramente avrai bisogno di competenze teoriche e metodologiche. Sapere cosa fare e come farlo. Queste vengono definite hard skills, o competenze tecniche e digitali. Ma una preparazione tecnica da sola non basta. Per svolgere bene il tuo lavoro devi possedere le soft skills. Cosa sono? Si tratta di competenze trasversali che riguardano il modo in cui svolgi un'attività, ti rapporti agli altri, risolvi un problema, superi le difficoltà. Distinguiamo tre tipologie di soft skills: competenze relazionali, cognitive e personali. Prendiamo come esempio il colloquio di lavoro, durante il quale potrai confrontarti direttamente con uno o più persone per presentare te stesso, le tue esperienze, capacità e motivazioni. Fin dal primo momento del colloquio dovrai utilizzare le competenze relazionali per stabilire rapporti positivi con le persone con cui interagisci. Ti saranno particolarmente utili quando dovrai relazionarti con le persone del tuo ambiente di lavoro, colleghi, responsabili, clienti. Durante il colloquio potrai farti conoscere non soltanto da quello che dici, ma anche dal modo in cui lo dici. Si tratta della comunicazione verbale e non verbale. Inoltre è importante saper ascoltare e cogliere il momento giusto per intervenire. La capacità di saper ascoltare e collaborare sono alla base anche del saper lavorare in gruppo. Durante il colloquio entrano in gioco anche le competenze cognitive, che riguardano il contenuto della comunicazione. Nel rispondere alle domande potrai utilizzare il pensiero critico per discriminare le cose importanti da quelle secondarie, il processo decisionale per scegliere in breve tempo cosa dire o non dire, il pensiero creativo per trovare una soluzione originale a un problema, il problem solving, per adeguare le risposte alle domande. Inoltre, la situazione del colloquio ti dà l'opportunità di dimostrare le tue competenze personali, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, il senso di autoefficacia, vale a dire la consapevolezza di saper far bene qualcosa, l'autocontrollo delle emozioni nei momenti di difficoltà e di stress. Questo significa riconoscere le tue emozioni e saperle esprimere a tuo vantaggio. La flessibilità, che riguarda la capacità di accettare i cambiamenti, cogliere nuove opportunità, essere aperti e disponibili a nuove conoscenze ed esperienze. Al termine del colloquio, dopo aver avuto la possibilità di farti conoscere meglio e anche di conoscere meglio te stesso, sei pronto per rispondere con tranquillità alla domanda finale che ti verrà rivolta. Perché dovremmo scegliere proprio te? Vieni a trovarci.